penultimo appuntamento del campionato e si parte. Lancio lungo a cercare lo scatto di Mokanu. È buona la palla per il numero 9 dell'Avellino. In area di rigore il tiro e c'è il gol. Vantaggio dell'Avellino al terzo minuto. E chi se non lui? Mokanu sblocca subito la sfida in avvio. Foggia, attenzione, palla dentro. Chiusura della difesa dell'Avellino e Capone poi spazza molto bene. La palla è da quest'altra parte. Mokanu va con il pressing, riesce a toccare la sfera. Mokanu, tanto da quest'altra parte, Rossi riesce a metterla in mezzo. Di Lella era da solo in area di rigore ed incredibilmente non è riuscito a colpire bene di testa. Alza la testa, serve sempre sulla destra pompa. Su di lui c'è De Martino. Molto bene il numero 2, palla in aria per Carella e c'è il incredibilmente incredibile l'errore a porta vuota di Carella. Martino battuta in mezzo, la palla sbuca pericolosamente. Pericolo per il Foggia che può ripartire. Lancio lungo a cercare D'Agosto che di testa prova a servire Capone. La palla è buona per Mokanu. Palla dentro ancora per Capone. Attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Avellino. In corsa di Mokanu con il destro, il tiro e c'è il gol. Raddoppio dell'Avellino, doppietta per il numero 9 Mokanu. Gioia grande per l'attaccante biancoverde. Va a festeggiare con i suoi compagni di squadra. Avellino in vantaggio 2-0 a Foggia. Doppietta di Mokanu. Pinto ancora una volta recupera un pallone, l'ennesimo di questa partita, ma è ancora in possesso del Foggia. Palla dentro per Carella, si libera molto bene il tiro di Carella, la parata di Petrone a dire di no. Ancora Di Lella, su di lui De Martino. Di Lella va verso il centro, palla per Di Canio che prova il tiro. Subito pericoloso in apertura di secondo tempo. Palla buona per il Foggia, attenzione. Palla ancora in area di rigore, Carella. Il tiro e c'è il gol! Gol di Carella. Accorcia le distanze il Foggia in apertura di questo secondo tempo al quarto minuto di gioco. Di Lella scambia ancora con Pompa sulla destra, cross in mezzo, la palla è buona per Carella, pericolosamente la palla ancora in area di rigore, non è uscito Petrone e quindi l'occasione ancora per il Foggia con Ambrosino, serpentina, il tiro ribattuto, la palla è ancora lì, il tiro! Avellino sotto pressione in avvio di questo secondo tempo. Si evita che la palla esca in rimessa laterale e mette in moto Carella che di prima intenzione serve Di Canio. Ha tantissimo spazio Di Lella che si invola verso l'area di rigore, non è fuori gioco. Entra nel numero 11 del Foggia, palla dentro, il tiro di prima intenzione di Rossi e ancora un'occasione per il Foggia. Scoperto l'Avellino in questa occasione, contropiede fulmineo della squadra di casa che all'ottavo ha già collezionato 4 occasioni da rete. Per fortuna dell'Avellino solo una volta in gol. Attenzione, ancora un'occasione per il Foggia, eccolo il pareggio dei padroni di casa. Errore incredibile in fase difensiva, in fase di disimpegno dell'Avellino ed è ancora Carella a trovare la via della rete, annichilito l'Avellino. Ma senza cattiveria da parte delle due squadre, come in questo caso Mokanu lotta e finisce per commettere fallo. Scintille, scintille, l'arbitro prova in qualche modo, vola qualche spintone, arrivano un po' tutti, continuano gli spintoni, la partita si accende. Arrivano un po' tutti in mezzo al campo, anche Mokanu continua a litigare. L'arbitro sta cominciando a guardarsi un po' in giro, ha in mano un cartellino rosso, attenzione, e il cartellino rosso è per Mokanu che quindi abbandona la sfida. Rosso anche per Pompa, doppia espulsione, una per parte alla fine di questo momento concitato. Questo calcio d'angolo affidato al numero 4 Florio, il cross in mezzo, il colpo di testa, c'è il gol, eccolo il gol dell'Avellino con il suo capitano Menichino
Avelino trova nuovamente il vantaggio al 22esimo di questo secondo tempo, 3-2 per l'Avellino. Grande affollamento in area di rigore, Avelino totalmente rintanato, cross dentro, eccolo il colpo di testa, pericolosissimo il Foggia. Presta la battuta di questo calcio d'angolo, parte il cross, la palla rimane pericolosamente lì, Rossi la mette a terra, batti e ribatti, grandissima la parata di Petrone, salva risultato, abbracciato da tutti i suoi compagni di squadra, grandissimo intervento dell'estremo difensore dell'Avellino su questo tiro che aveva trovato anche la deviazione. Mentre siamo agli sgoccioli del tempo regolamentare, è Penna il neo entrato a giocare fra di tutto da solo, slalom, il tiro di Penna, anche qui c'è la grande risposta dell'estremo difensore Mascolo, ecco il lancio e arriva il triplice fischio, l'Avellino torna alla vittoria e lo fa al termine di una partita dalle mille emozioni. Sul campo del Foggia i Lupi battono i padroni di casa per 3-2.